Niente anatra zoppa, il TAR dà ragione al centrodestra. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato quindi inammissibile il ricorso presentato dal centrosinistra dopo le elezioni amministrative che hanno dato il governo della città al sindaco Pierluigi Biondi e alla coalizione di centrodestra. In attesa delle motivazioni della sentenza di merito, si immagina che il TAR abbia dichiarato valida la tesi sostenuta dal centrodestra, secondo cui all'appello mancano i 400 voti del seggio 41 e dunque non ci sarà un ribaltone in seno al Consiglio Comunale dell'Aquila. La sentenza pubblicata stamattina respinge quindi l'istanza con la quale alcuni candidati del centrosinistra avevano chiesto e ottenuto il riconteggio di alcune schede elettorali in alcune sezioni, dopo che alle amministrative del giugno 2017 la coalizione guidata dal candidato Americo Di Benedetto perse al ballottaggio pur avendo sfiorato al primo turno il 50% più uno. Biondi e la sua maggioranza restano quindi al proprio posto. Se il TAR avesse accolto l'istanza dei ricorrenti, il sindaco, lo ricordiamo, esponente di Fratelli d'Italia, da un anno sullo scranno cittadino più alto, si sarebbe ritrovato senza una maggioranza in consiglio comunale, senza i numeri dunque per poter governare, la famosa anatra zoppa. Al centro-sinistra resta soltanto la possibilità di presentare il ricorso al Consiglio di Stato.